Allora, innanzitutto, cos'è da fare? Dovete iniziare, infatti, sarò per cominciare. Come sono le cose seriamente, questa è l'intenzione di questa sera. Questi sei punti. Il primo, parleremo del simularlo e realizzare. Poi introdurremo il programma 4NEC 2, per chi lo conosce e chi non, soprattutto per chi non lo conosce. Poi faremo la sua installazione, un setup iniziale, e poi parleremo veramente della simulazione di un'azienda e alla fine una verifica finale, per vedere tutto quello che è stato detto non era buttato al vento. Ok? Innanzitutto il simulare o realizzare. Bisogna pensare al prossimo argomento, no? Perché di solito, tra virgolette, ordinatori, pisti, costruisci, invece ieri cosa faceva? Calcolava, realizzava, faceva la misura, correggeva, tornava in rio, ciclo di ripetute, ciclo di alluminio, tempo, eccetera. Oggi la differenza è un pochettino più importante, se descrivi, se simula e se correggi. Se gira su quelle, alla fine si realizza. Quindi non c'è più consumo di alluminio, non c'è più consumo di rame, non c'è più bruciature, non c'è tagli di fili. Ok? Allora, ovviamente per farlo, ce lo fa con un programma che gira su un PC. Questo programma può essere il NEC 4 NEC 2, NEC 4 Win, che sarebbe NEC 4 Win all'inglese, IE3D, HFSS, FECO. Allora, il primo è un programma che gira in Fortran su macchinoni giganteschi, l'originale 4NEC2, quello l'oggetto della nostra serata. NEC 4Win, cos'è? Una versione commerciale del NEC, sviluppata apposta ma bisogna pagarla. IE3D è una simulazione da $20,000, HFSS è da $40,000. FECO da 60.000? FECO no, perché la sono distribuita a livello universitario. Però comunque non è una cosa accessibile, non complicata, molto di più. FECO resta la simulazione con cui il nostro amico che usa FECO all'Università dell'Aquila, Antonio Latti, che aveva fatto la simulazione con cui che era un po' costruito poi al centro di America. L'aveva fatta lui però, perché il mio sono andato a prendere il motore. Ok, vediamo cosa c'è NEC 2. Intanto uso del programma NEC 2, come dicevo prima, perché? È un software libero, che sta scritto da Harry Voss, un olandese, abbastanza simpatico. Come si procura? Beh, l'ho scritto da internet, ovviamente chi ha la pianeta qua lo scarica dalla pianeta. Ma è libero, basta andare su qsl.net/4NEC2. È un foglietto piccolo, molto leggero, richiede solo un PC con Windows. Dal Windows 2000 in poi, lo usa con XP, con Windows 7, con Windows 10, gira con... Boh, quasi con tutto, non ho provato con Windows 8 perché non ho fatto macchine del genere, ma gira con tutto. Il problema principale è che voglio un po' di pazienza per capire il funzionamento e con il software dove mettere il rosso lampeggiante bisogna tanta pratica sbagliando, specie se si fa da soli. Ok? Boh. Vediamo cosa significa 4 NEC 2. Intanto NEC vuol dire Numerical Electromagnetic Recorder. Nasce nell'81 presso il Lawrence Livermore Laboratory, guarda caso delle marine militari americane. E dentro che c'è un istituto americano, appoggio, almeno questo, senza la bandiera. Il principio di calcolo, che è molto importante, usa il metodo di momenti. Matematicamente non ve lo vado a descrivere, ma in pratica cos'è? L'antenna è suddivisa in piccoli segmenti lineari in cui istante per istante, alla frequenza voluta, si calcola la variazione della tensione della corrente. Per chi non ha conoscenza delle simulazioni elettrica o elettronica, è lo stesso che fa SPICE. Silenzio assoluto, solo uno che ha detto che sa cosa cos'è. Anche parte di ok. Il codice versione 4 da cui deriva il nome, cos'è? Il nome è un sistema che risolve alcuni limiti che era di gestione, portando al Fortran un PC che aveva dei problemi in più, erano dei problemi di tipo gestione della memoria, gestione dei dati, come fare il calcolo delle matrici, eccetera. Ed è stato reso disponibile al pubblico e la prima versione era 4 NEC 2, così era 4 sta per 4 NEC 2. Ok? Per cui il nome diventa 4 NEC 2. Potrebbe essere magari anche sempre bene.
Allora, il chilo che ho messo là, l'installazione è già praticamente fatta, no? Esiste un file 4Mac2.zip, se lo decomprimi e se lo lancia. Se lancia 4Mac2.exe, puff, va tutto da solo e viene fuori delle finestre, in particolare due, la finestra main e la finestra geometry. Questo non è il setup iniziale del Windows, è la partenza del mio 4Mac2, perché? Perché la partenza parte con un dipolo. Nel mio caso che era già preparato, era controllo. Quindi vediamo la struttura di un'antenna elica e vediamo il suo programma iniziale. Quindi, fatto. Da quel punto di vista, come si dice, strucco il bottone, ottengo un risultato. Ok? Però l'unica cosa da fare, innanzitutto di una fatica che ho adesso, sotto mano, è settare le opzioni all'inizio. Non è comunque difficile, nel menu principale in particolare, no? Bisogna andare sulla voce settings, uscirà una sottofinestra nella zona NEC editor, bisognerà selezionare il tipo di editor. Chi lo ha può andare a guardare. Okay. Perché vedrai che il programma permette due modalità di introduzione dei dati. Sulla voce VHI Azim, se trovi il FI 80, che è la versione per il momento dell'azimut dell'elevazione, e puoi scegliere o FI oppure l'azimut compass elevazione. Quindi scegli azimut elevazione, altrimenti non capire mai se perché stai guardando sul piano orizzontale o sul piano verticale. Noi parliamo così, non siamo matematici. Sulla voce length unit, ovviamente mette i metri, perché ti metti il misura imperiale, dopo se tagli l'antenna non la corrisponde più. Sull'unità del raggio può mettere millimetri. Se anche indifferente, perché alla fine esisterà una modalità in cui ignorabile questa cosa. A scanso di equivoci, per non trovarla in pollici o millesimi del pollice, è meglio trovare tutto. Difficile, no? Spero di da fare. Facile. Stavo scoprendo voce di questo pianto. Ok, fatto questo, praticamente voi che avete in mano la famosa l'auto da guidare. Se quello si tratta, assicurare un'antenna, e questa è una cosa che interessa generalmente, no? Cosa significa veramente per voi simulare un'antenna? Cioè simulare significa che bisogna calcolarla matematicamente usando la teoria. A questo punto qua potete scegliere che volete, dopodiché dovete scrivere l'antenna, perché la macchina deve essere informata e la sua struttura va descritta usando un editor, per quello che vi posso selezionare editor 4Mac2, ok? Solo dopo di questo potrei definire un campo di funzionamento, per esempio questa antenna voglio provarla fra 100 e 200 MHz. Imposteremo i valori, per esempio, di massima, della frequenza minima e della frequenza massima. A questo punto ho fatto tutta questa roba, supponendo che l'avrei fatta tutta giusta, no. Visualizzare i risultati. Visualizzare i risultati significa che vedete quel che vi avevo ottenuto e poter correggere, perché l'antenna può essere più lunga, più corta, più storta, cioè poco guadagno, grande guadagno, cioè tutta una serie di cose. Per questo è il loop nel cercare di ricostruire dati nuovi, ricalcolare, riguardare i dati in modo da fare un'interazione e arrivare al meglio. Ok? Però questo cosa significa? Calcolare l'antenna. Dovete usare degli strumenti e qua vi ho messo proprio il piacimento, ognuno che usi gli strumenti che vuole. Io ho citato per esempio il metodo dell'RRL, che è un programma che si può scaricare anche da internet, RF Design, su un foglio Excel multiplo, molto interessante, molto bello, che vi permette di simulare, cioè non di simulare, di calcolare, non sapete perché non si è riportato le formule, perché sono Excel ineseguibile. Però vedi, non so, del dipolo per i 40 metri, per la dimensione del tubo, eccetera, calcola la lunghezza, fa tutto da solo. Cioè, calcola l'antenna. Qualche tu usa MATCAD, qualche tu usa MATLAB, ma dà che vuoi tutti più soldi perché MATLAB costa, come MATCAD, oppure quell'invento, quella voce SMAT. SMAT, per chi che vuole, dentro la chiavetta, come so anche SMAT. SMAT è un foglio di lavoro che c'è questo qua, per esempio, in questo qua dico calcolando l'antenna elica. Non ho usato RF Design, non ho niente, ho usato delle formule, delle cose. Sono una cosa molto semplice, perché Excel fa delle celle, SMAT invece è un programma che permette di descrivere le cose,
scrive la formula e come crede il risultato della formula. Faccio un'altra formula, un altro risultato, prendendo per la prossima formula i risultati o parti delle formule precedenti. In pratica è un sinistra, destra, alto, basso. Molto semplice, quindi no, sul programma anche questo libero. Quindi chi che vuoi si può beccare sommato direttamente dalla chiavetta. Chiaramente calcolare l'antenna non significa solo fare i calcoli per cosa, perché uno dice che non so come che si fa, come imposto i calcoli. Chiaramente bisogna basarsi su testi di riferimento seri. Questo parlavo ieri sera, questi tre libri che quelli in centro sicuramente la portata di tutti. Vi sconsiglio i due laterali perché come dicevo ieri sera per Radio Ammiro, questo costa 400 euro, questo costa 220 euro. Cioè, due corsi da due anni. Cioè, questo fa un due semestri, l'altro fa due semestri dell'università americana, cioè, antenne, qua dentro c'è, questa è la Bibbia, è stata scritta da un certo John Kraus, W9KR, vedisi niente? No. Vedisi niente, Big Air, il primo radiotelescopio dell'università dell'Oregon, è stato progettato e costruito da un certo Kraus, che è quello che insegnava l'Università dell'Oregon e che ha inventato l'antenna elica. Ecco, questo per dire della Bibbia. Ok. Comunque quello. Neanche guardare anche su Black Friday, non costa di meno. Sembra poco, ma costa tanto. Non so mai in svendita. L'ultimo libro che mi sono perso. L'Antenna Engineering Handbook. Ok. Di Richard Johnson. Era uno dei seguaci. Manca a questo qua un libro di un altro grande, un certo Jezik. Buio assoluto. Cacchio, non mi hai mai sentito parlare del Jabber Beck, il radiotelescopio. Vagamente. La misura del rumore del fondo. La misura del rumore del fondo della Via Lattea. Sì. Okay. Dove ha fatto Jensky? Quello del bene moratorio, quello della vita del Nobel. Bravo. Cioè, nessuno conosceva Jensky prima. Vabbè. Ma l'avevo messo dentro perché anche questo, se non era un libro mai improbabile, ma questo da museo più che altro, perché le cose che porta dentro sono un po', tra virgolette, datate. Datate perché in questi libri qua troverai anche osservazioni sulla simulazione del computer. Sul libro di Jensky il computer non esisteva, perché era tutto a mano, sul foglio di carta. Ok. Boh. Il problema che viene successivo se descrive l'antenna. Allora, con il 4 Mach 2 si costruisce la meccanica dell'antenna, usando dei piccoli fili elementari, il concetto è il filo, il wire. Ok? Ogni filo, cioè proprio wire, viene posizionato nello spazio, cioè una posizione y z iniziale e una posizione x y z finale. In questo esempio un dipolo, vulgarissimo, nello spazio, si è rappresentato da un punto A che ha una dimensione x, una dimensione y e una dimensione z, sui tre assi. Qualunque. Quindi comincia qua, il secondo punto su B, la macchina produce una serie di fili da A a B, dove B è un nuovo X, un nuovo Z. In questo caso c'è un meno L mezzi e un L mezzi. Questo vuol dire, se mica devo calcolare che il dipolo era L della lunghezza, da 0 parto meno L più L. Sembra una banalità, ma tutti gli errori che si fanno quindi considerano dove parto e dove finisco. È fondamentale questo concetto, cioè l'antenna è fatta da una serie di piccolissime parti, anche questo qua, si può suddividere in piccoli tronchi che parti va avanti, qua che ne sarà 400 dei piccoli segmentini, no? Fili, perdono. Perché siccome lo studio del metodo dei momenti prevede il calcolo della variazione delle correnti e delle tensioni, quanto più piccolo cos'è? La lunghezza del segmento, tanto migliore se il calcolo che viene fuori, cioè sapere esattamente quanto varia la corrente, sia per il segmento, sia per il filo complessivo. Infatti, la cosa successiva è che ogni wire, a sua volta, è suddiviso in segmenti più piccoli, perché mi posso fare un wire lungo, non so, un centimetro, ma se lavoro per esempio a 10 giga, dove sono a 3 centimetri, questo qua mi serve che sia molto piccolo, quindi farò dei segmenti, cioè il mio filo comincia e finisce, però lo suddivido in tante parti, di questi segmenti più piccoli e più segmenti. Ovviamente quanto più complessa è l'antenna, tanto bisogna essere il numero di wire per descriverla, e ovviamente i segmenti per descriverla.
Il problema del numero di segmenti non interessa perché lo fa la macchina in automatico. Quindi, ad esempio, questo filo lo volevo in 5 segmenti, la macchina farà 5 segmenti per ogni. Ma esiste un limite del numero di segmenti? Come? Esiste un limite massimo? Lo vedete? Certo, la macchina poteva fare calcoli fino a un certo punto, ok? A questo punto se stabilissi anche il punto di alimentazione, perché l'antenna, l'antenna sempre prima, dove l'alimento? Perché devi dire su quale filo sarà alimentata. E ovviamente devi dire che voglio provarla sulla frequenza che mi interessa e altri parametri, come per esempio il diametro del filo. Come sai benissimo l'effetto pelle di un conduttore, no? Man mano che mi aumento il diametro del filo e aumento la frequenza, maggiore diventa l'effetto del propagazione solo sui bordi del filo, cioè tutto il resto non serve a niente. Dentro il filo di per sé, se peso un chilo, non serve, perché basta solo un netto che dentro intorno. Ovviamente per fare tutta questa roba qua, cioè questa descrizione eccetera, si usa l'editor del programma, che è la parte più sostanziosa. Uno però può usare anche un semplice editor tipo il blocco notes del Windows, eh? Cioè se voi siete bravi a fare le suddivisioni e di non perdere il filo dove che serve, potete usare anche quello, ve lo sconsiglio. Di solito lo uso per fare le correzioni più veloci. L'editor del programma si attiva col pulsante dal pulsante main dell'editor, che segue il block notes che serve a dire. Quel che non ho scritto, ma che Kiga adesso la smanetta sul PC fa, sembra che quella, quel bottone in questo momento, è chiaro che la macchina aprirà l'editor del file di antenna che è stato aperto in quel momento. Se avete il dipolo con la foglia, se avete sul dipolo. È chiaro che questo vino con un nuovo cosa, ma per il momento non serve considerazioni, no? Li vedremo dopo. Cerco di mettere le robe. Ovviamente, in base a quel che è stato settato all'inizio, si aprirà una finestra con l'editor prescelto. Per quello che ho detto scegliere il Mac 2 editor. Perché? Perché succede questo. Nel caso vostro, se vedo una roba piccola, ma se vedo questa figura nel testo, con la parte superiore. Questa è la versione vecchio stile, quella che vi consiglio, vi suggerisco di usare, perché tutti quelli che scrivi sui vari blog, eccetera, usa sempre questo modo qua, è il metodo migliore. Però esiste anche chi mette il nuovo editor di usare questo, che è un editor Excel style, somiglia a Excel. È molto più facile, per certi versi, non so, mi non mi ritrovo questo qua perché mi piace avere un altro modo di affrontare i problemi, vedere perché, cose con le cartelle, eccetera, e per rivedere tutti insieme, invece quattro simboli, suddiviso geometria, suddiviso sorgente, carico, frequenza, e te vedi solo quando ti entri in quella zona te devi imparare. Se no, invece quell'altro editor, perché l'avevo fatto vedere prima vecchio, anche se vuole per la pratica ancora, su questo qua c'è tutti i parametri che là invece devi entrare in una cappella per guardare, questo è tutti. Questo comunque è un nuovo stile. Noi anche qua vedremo solo la parte vecchio stile che è la... Torniamo a parlare un attimo dei segmenti, perché se dobbiamo descrivere l'antenna, usare l'editor bisogna capire. Cosa significa, per esempio, simulare il dipolo? Vi faccio l'esempio di un filo, un wire solo, suddiviso in 11 segmenti. Quindi per esempio ho fatto un dipolo di un metro, per poi pensavo che vada sui 144, cioè in 2 metri faccio un dipolo di metà, mezzo lambda. Adesso faccio le cose più assurde possibili. Per cui tiro un filo di un metro e dopo devo alimentarlo. In centro l'alimento. Note che l'alimentazione viene messa sul filo, ma viene definito quale sia il segmento, quindi mi potessi alimentarlo asimmetrico. Quindi in questo caso qua ho usato una accortezza molto furba che è quella di fare un numero di segmenti dispari, in modo da avere il segmento dove è scritto 1 e il centro dove alimenterò, quindi alimenterò l'antenna in centro. Questa è la definizione del filo con 11 segmenti. Semplice, capibile? I segmenti sono quelle striscioline piccole, il filo e il filo tutto. Cioè in pratica non si può alimentarlo all'unione dei 2 segmenti. O meglio non farlo, insomma. No, lui concede l'alimentazione sul segmento. Sul segmento. C'è un problema di matrice del calcolo di tutto importante. Però esiste un'altra possibilità. Qua per esempio abbiamo una loop quadrata. Chi ha le loop in onda corta la fa così. Questa cosa è una loop formata da 4 fili, così 4 lati del quadrato, di cui ognuno si è composto da 5 segmenti. Si poteva fare anche un filo da 3 e un filo da 2.
l'unico che serviva al dispari era quello su cui partiamo l'alimentazione. Metto sempre il numero uno dove vedo l'alimentazione, facile. Ma anche in questo modo qua potete vedere che la sorgente si applica il bollino, no? Tondo, ma anche qua vale la pena di mantenere per ogni filo che compone quell'antenna lo stesso numero di segmenti, perché sennò viene fuori, non dico un casino, ma la macchina sta più tempo a calcolare perché la differenza è nella gestione. Una domanda. Metti automaticamente al centro del segmento l'alimentazione? Sì, quando noi che diciamo il numero del segmento, sarà che esisti all'interno del programma, esisti i numeri del segmento, i numeri del filo, filo 1, filo 2, filo 100, sì, e segmento. Il segmento c'è all'interno del filo, per cui ti puoi avere il segmento 5, che c'è anche all'interno del filo 1, ma anche del filo 500. Sì, sì, certo. Se dite che dici l'alimentazione la voglio sul filo 1, segmento 5, la metti al centro del segmento 5. Altra possibilità di poi ripiegarlo. Di poi ripiegarlo in questo caso su tre fili soli. E vedo che questo qua ha l'alimentazione è in centro e quindi sono uno dei segmenti di doppio 2 che è dispari. Così metto in centro. Gli altri due sono solo due segmenti normali. Non c'è da fare perché conveniria comunque sempre fare questo qua con il numero dei segmenti. Siccome però questo filo del più corto, questo prolungamento del più corto degli altri, si usa sempre un rapporto fra la lunghezza del filo e il numero dei segmenti del filo stesso. Questa è una regola che ti pone. Cioè che i segmenti sia più o meno lunghi uguale. Che sia in rapporto alla lunghezza del filo che te va a mettere, se ti cambi la lunghezza del filo. Succede sotto sui dipoli ripiegati. Ok. Vediamo un attimo quelle che sono le regole. Allora, per quanto riguarda il wire, questo è importante, voi potete anche ignorare questa regola, non sono problemi. Sbagli la regola, quando lui dice calcola, lui ti scrive una marea di errori e non calcola. E dopo dice che cacchio ho fatto e va a cercare di dire cosa devo fare. Bisogna che abbia ogni wire almeno 9 segmenti ogni lambda mezzi. Quindi dipenderà molto dalla frequenza centrale a cui lavorerà. Altra cosa, il segmento deve essere lungo almeno 4 volte il diametro del filo usato. Perché? Perché c'è il famoso effetto pelle, cioè la propagazione delle correnti, delle tensioni sul filo, elettromagneticamente parlando, l'antenna su un trasduttore, per chiunque non lo sappia, è come un altoparlante, cioè, l'effetto è solo ed esclusivamente sulla parte superficiale, una piccola percentuale della superficie. Come al solito, in caso contrario se genera errore, dovrebbe modificare il numero o la lunghezza dei segmenti, non è che devo buttare via tutto. Semplicemente dici segment length slash radius lower than e vuoi dire ok, e te che lo scusi. Dopo l'errore sparisce. Ok, questo qua, sono quelli che sapete com'è. Adesso lo prendete come una vedere di file che non sono tutti quanti uguali. Comunque, per spiegarvi, quando parti l'editor, selezionando una riga, si potrà vedere, con la riga azzurra, i campi relativi a quella riga compari in alto, dove si sono già suddivisi nei valori di ogni gruppo. Non vi spiego poi perché, però se uno vuole modificare un qualunque tipo del dato all'interno di quei campi, basta semplicemente dare fuori in alto, si cambia il valore, e lui lo aggiorna sotto. Perché capite, quelle c'è le caselle di inserimento che dopo lui inserisce nella riga. Fa conto di vedere una specie di foglio Excel strano in cui ti devi dire quello che c'è scritto, devi copiare la cella e dopo ti modifica automaticamente nella zona dove tiro tu puoi andare a toccare. Alla fine, quello fondamentale, ricordatevi di salvare le modifiche. Ah, sì? È successo un sacco di volte che mi ha fatto un'ora di roba, dopodiché provo, funziona, chiudo, porca miseria. Perché quando si usa il programma non avvisa. No, ma non è uscito, questo non è uscito del programma, questo è uscito dell'editor. Ah, dell'editor, sì. E quindi anche perché vedrai delle funzioni dell'editor che è un po' anche, almeno per questo lo considero questo editor vecchio, grazioso, definisco grazioso. Ovvero, allora, prima di tutto, mentre voi modifiche l'editor, sulla finestra la geometria, tutto quello che voi mettete appare. Il risultato è che potete vedere la geometria della finestra geometria della vostra antenna già che cresce. Vedete il primo filo, poi quando vedete la seconda riga un altro filo, dove
Per cui se che per esempio che voi sbagliate i punti di inizio e di fine, per trovare un'antenna che con un figlio qua l'altro dall'altra parte, avrei capito che avete sbagliato, meno L più L che avete sbagliato i numeri. Cosa interessante, se voi col mouse lo tesora all'antenna e mi fra qua il tasto sinistro del mouse e la struttura gira. Quindi uno può vedere se veramente l'antenna un po'. Ok? Questo è sempre. Il tempo diretto, cioè se voi lavorate con l'editor la geometria cambia. Questo è molto importante per evitare di fare sbagli di un certo tipo. È chiaro che siccome c'è la geometria, siccome è Windows, no? Si può visualizzare la struttura in 3D con una finestra viewer. Esiste un viewer della rete. Viene fuori la stessa di prima, solo che la vedi in 3D, di cui se volete potete cambiare il colore fondo, cioè adesso era l'altro che era il default, lo ho messo in parte, ma se volete il grigio, verde, giallo, ovviamente no. Anche qua, anche in questo caso, come prima, col mouse, andè tasto sinistro, come gira il mouse, l'antenna ruota su e giù. Quindi è possibile vedere, per esempio, su strutture complesse, come sta roba qua viene a alla fine, no? Cioè, si può già fare un calcolo del o che grande, o che brutta, o che ingombrante, o che male, no? Ok. Bon, alla fine dobbiamo definire ancora il capo di funzionamento. Col programma, se possibile, mettere dei valori limite dentro cui fare i calcoli. Cioè, potremmo già andare a stabilire di questa mi serve per questo lavoro, non mi interessa per quest'altro. Allora, potremmo per esempio fare delle variazioni sicuramente di dimensioni, oppure per esempio volevo vedere il comportamento di un'antenna in un range più frequente. Questo è importante. Queste sono due modalità diverse. Simili ma diversa per il risultato che dà. Allora, e poi alla fine bisogna i risultati, no? E il calcolo non è che farà i calcoli su quel che dà, cioè se è giusto o sbagliare la macchina, dà solo le informazioni dell'errore se la vostra struttura è stata messa dentro in forma matematicamente sbagliata, non se avete messo un dipolo qua, un dipolo qua, e il giusto, i segmenti ok, i fili giusti, non vedrà errore, ma chiaramente l'antenna non è fuori. Che non andrà da nessuna parte. Vedrà dei risultati grafici che importanti che per esempio in questo caso il comportamento dell'onda stazionaria, SMR, con uno sweep di frequenza che abbiamo impostato voi. E soprattutto la cosa principale vedrà, per noi che siamo interessati come rilevatori, il logo della direzione dell'antenna, in questo caso sul piano verticale. Se batti la barra spazio e lo conta sull'orizzontale. Quindi vedete già tutti i due grafici. E un'altra cosa che è molto importante per gli amatori è da già la stima in decibel sull'isotropico che questa struttura meccanicamente potesse avere. Quindi in questo caso qua sono 10 dB. Non male per essere solo. Da anche il logo più alto verticale? Cioè, parti col verticale, parti da paraspazio e ti comoda automaticamente sull'orizzontale. Ovviamente questo qua ribadisce il concetto senza realizzare nulla, non si fa buchi, non si fa tagli, non si fa pieghe, niente, senza alcuno spreco. Il fondamentale è che poi non so, ma dico una moglie che si è passa un poco di roba, con l'alluminio, se subito c'ho la scopa metti via che casino, bronca, polvere, ok, quindi. Ma soprattutto senza delusioni, perché se ti fa una tenera sbagliata concettualmente, non credi che te la realizzi, non la vai, quindi spero farla, perché la sveglio la stolta. Ok? Bon. Vediamo come si fa a scrivere con l'editor del programma, un po' meglio, no? Allora, si scrive delle righe denominate card, va un po' quella volta, cercando di stare diluendo la pillola, in quanto originariamente i dati erano inseriti mediante schede perforate. Fortran non aveva, si andava con le schede perforate, quindi ogni scheda era una card. Da ciò è rimasto il nome card anche sulle schede, sulle righe dell'editor, ok? Questa righa card inizia con un codice relativo a ciò che deve essere poi usato, il tipo, dimensioni, valori. E in ogni riga c'è dei campi, come le schede perforate, che garantiscono dei valori fissi. Se in base al codice, per esempio, iniziale della scheda, la veniva automaticamente, per quella tossa era suddivisa in n parti, e ciascuna parte sapeva la lunghezza di questa scheda, di quel contenuto. Quindi se era 5 codici, il terzo campo era dei 5 byte. E se ti ne metti 4, gli altri non te ne riempi a vuoto, ma deve 65 barre. Ok?
Ovviamente se voi inserite malamente qualcosa ti viene segnalato subito, cioè se voi mettete un commento in una scheda, in una casa di